Buongiorno, siamo agli Stati Uniti, siamo a pagina... No, ovviamente, siamo all'ultima parte dell'anno, quindi in realtà siamo a 316-117. 116-117 e popolazione città, vabbè, popolazione città è la grande New York. Ovviamente la popolazione è uno dei paesi più popolati del Nord America, insomma di tutta l'America, conta 316 milioni di abitanti, siamo a 816, la densità è 34 abitanti al chilometro quadrato, la capitale è Washington, speranza di vita 76 abitanti per gli uomini e 81 per le donne. La densità è 34 abitanti al chilometro quadrato in media, perché ovviamente nell'est atlantico la densità è molto superiore, nel New Jersey si arriva a 440 abitanti al chilometro quadrato. Anche nella zona degli stati industriali, cioè Grandi Laghi, Detroit, Chicago, eccetera, in California, ma molto diversa situazione nell'West, Far West, che si arriva a 4 abitanti al chilometro quadrato nel Nord Dakota e 2 abitanti nel Wyoming e 0,5 nell'Alaska. Quindi capite che 34 era la media tra l'Alaska 0,5 e il New York, che ci avrà anche 440 abitanti al chilometro quadrato. Perché nella zona dell'est ci sono le grandi megalopoli, la megalopoli atlantica, cioè una città che a furia di espandersi poi si sono unite insieme. La megalopoli atlantica comprende le metropoli, la megalopoli è più di una metropoli, sono metropoli che espandendosi, la popolazione espandendosi, sono di New York, Boston, Philadelphia e Washington. La sola New York conta con la sua conurbazione quasi 20 milioni di abitanti. Washington, la città originale, aveva circa 650 mila abitanti, ma la sua conurbazione arriva a quasi 6 milioni di abitanti. La megalopoli atlantica deve il proprio sviluppo alla ricchezza mineraria che c'era in origine, soprattutto ai Monti Appalachi, la ricca rete fluviale di laghi che favoriva le comunicazioni tra un posto e l'altro. I laghi, poi l'Ontario, che sono al confine con il Canada, e poi c'è il San Lorenzo e l'Hudson, sono dei fiumi che si gettano nel Mar Atlantico. Poi ci sono appunto le megalopoli dei grandi laghi, come le metropoli di Cleveland, Detroit e Chicago, la zona industriale automobilistica del paese, e questa conta l'area metropolitana circa 9.000-5.000 abitanti, ed anche il maggior snodo ferroviario portuale del Nord Atlantico. Esistono megalopoli anche in California, Los Angeles 13.131.431 abitanti, San Diego, beh, c'è i numeri, e San Francisco, San Jose e Oakland. Vabbè, che ovviamente da parte Oakland i nomi rimandano certamente a nomi spagnoli, perché sono le città che appartengono al Messico e poi sono state conquistate dagli Stati Uniti. In Texas, anch'esso appartiene al Messico, poi c'è il Texas, New Mexico, le città più importanti sono Dallas e Houston in Texas, Atlanta in Georgia, che è il centro importante scalo portuale degli USA, in Texas per l'estrazione soprattutto petrolifera, Miami in Florida e New Orleans in Louisiana. New Orleans rimanda ovviamente alle colonie francesi, che al tempo 1814 furono conquistate dai francesi nel Nord America, che poi passarono agli inglesi al tempo del XV, quindi Saint Louis, ovviamente rimanda a Luigi XIV, Nuova Orleans rimanda ovviamente alla Francia. Poi passarono agli inglesi e poi con l'indipendenza americana passarono agli Stati Uniti. È ovvio che si parla di immigrazione, ma il problema è che potete gli scontri tra i vari gruppi, che purtroppo sono di attualità, purtroppo, ma in realtà gli unici veri aborigeni di questo territorio sono gli indiani d'America, detti aborigeni perché stavano lì ab origine. Anche loro in realtà sono emigrati qualche millennio prima, con l'attraversamento dello stretto di Bering, scusate, quando la loro glaciazione fece restringere i mari. E quindi si tratta di stabilire chi è emigrato prima e chi è emigrato dopo. I bianchi di origine europea, sì, sono tutti bianchi di origine europea, quindi sì, bianchi di origine europea, perché i bianchi di origine americana io non li conosco, nel senso che, ma neanche, diciamo, chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. Costruiscono la maggioranza, ma ovviamente i primi bianchi di origine europea sono gli inglesi, che al tempo degli Stuart nel 600 abbandonarono l'Inghilterra. Ho detto Regno Unito per causa di motivi di libertà religiose, quindi col Mayflower partirono e colonizzarono il Nord America. Da qui anche
la festa, scusate, del ringraziamento. Poi nell'Ottocento, soprattutto, fu grande migrazione di irlandesi e scozzesi. Soprattutto in Irlanda ci fu una malattia che colpiva le patate, quindi la fame in Irlanda spinse tantissimi irlandesi a emigrare negli Stati Uniti. Non è detto che i rapporti tra gli stessi bianchi fossero amichevoli, non è che magari sì, tutti i bianchi erano colonizzati nel combattere gli indiani o i nativi americani, ma ovviamente tra gli scozzesi, irlandesi e inglesi non correvano sempre buoni rapporti. Comunque sono le immigrazioni più antiche, tanto che oggi a New York c'è la festa di St. Patrick, che è ovviamente perché a New York c'è una delle più importanti colonie di origine irlandese, insomma anche scozzese, eccetera. Poi all'inizio del Novecento arrivano gli italiani, gli spagnoli erano già lì perché furono Texas, New Mexico, la California furono strappate al Messico, quindi gli spagnoli c'erano, ma poi nel Novecento l'immigrazione arriva soprattutto da Cuba, dagli stati del centro e Sud America, e poi quindi la popolazione di origine bianca conta circa il 77,9%, ma in questa popolazione vanno messi italiani, spagnoli, insomma, vuol dire poco, insomma, popolazione bianca, tanto che c'è Little Italy, c'era il quartiere irlandese, il quartiere ebraico, insomma, e quindi. Mentre i neri, che costituiscono il 13% della popolazione, è un'immigrazione forzata perché sono i discendenti degli schiavi che furono portati nel sud degli Stati Uniti come schiavi, appunto. E quindi sono i neri afroamericani. Appunto, esistono interi quartieri neri a Harlem, a New York, Watts, a Los Angeles. Ovviamente i quartieri, anche gli italiani, si raggruppavano in quartieri tipo New York, Little Italy o Chinatown, perché c'è anche l'immigrazione cinese, perché questa non è messa nel libro, ma dall'ovest, dalla Cina, arrivarono molti immigrati cinesi che furono utilizzati come operai, soprattutto per la costruzione della grande ferrovia transatlantica, penso il cinese più famoso che tutti conoscete, Bruce Lee, insomma. Quindi Bruce Lee lavorava a Hollywood, quindi insomma, diciamo, l'immigrazione cinese c'è stata, e quindi si tratta di tutte queste genti di diverse origini, hanno sempre convissuto, soprattutto negli stati del sud. Il razzismo nei confronti dei neri afroamericani è sempre stato forte, anche dopo la guerra di secessione, quando fu abolita la schiavitù. Oh sì, le giovani generazioni in genere hanno tentato di conservare, ma prendiamo sempre gli italiani che emigravano negli Stati Uniti tendenzialmente, come il fratello di mia nonna, erano dei poveri contadini, non è che arrivavano, beh, il fratello di mia nonna andò in Argentina, ma non è che arrivavano con conoscenze linguistiche tali, quindi parlavano in dialetto, quindi molto spesso la lingua del paese, per gli italiani, cioè, magari i nonni hanno imparato dai nonni qualche parola in dialetto, ma difficilmente, a parte Meucci che era fiorentino, c'è però questione Meucci verso l'invenzione del telefono, quindi in realtà quelli di seconda, ma gli italiani all'inizio della Novecento, terza e quarta generazione, magari sanno qualche parola in dialetto, hanno studiato l'italiano per conto loro venendo in Italia, ma mentre gli spagnoli hanno conservato di più la lingua originale, tanto che lo spagnolo è la seconda lingua degli Stati Uniti e sta rodendo parlata, perché la lingua ufficiale ovviamente è l'inglese, ma c'è la seconda lingua degli Stati Uniti, lingua parlata, che è ufficialmente l'inglese, ma soprattutto i gruppi latinoamericani che registrano maggior incremento naturale, vabbè, e soprattutto anche con la crisi di Cuba, molti cubani dissidenti arrivarono in Florida, a Miami, quindi poi ovviamente anche qui le religioni, certamente spagnoli, italiani, irlandesi sono in maggioranza cattolica. I protestanti sono, le chiese protestanti sono quelle più antiche dei coloni inglesi, di origine inglese, anche Martin Luther King, che pur essendo di colore era un pastore protestante, quindi i protestanti rappresentano circa il 32,7%, i cattolici il 25,1%, ma soprattutto per merito degli spagnoli. Poi c'è stata anche la grande emigrazione ebraica dell'Ottocento a causa delle persecuzioni degli ebrei nell'Europa dell'Est, musulmani e buddisti. I buddisti penso siano cinesi più che altro, ma
anche migrazione del sud-est asiatico, quindi Corea, India, cioè, ovviamente gli Stati Uniti sono un paese, sono il primo paese, diciamo, in cui non ha molto senso parlare, cioè, a parte i primi coloni del Mayflower, insomma, è un paese dove di profondi contrasti e quindi anche gli scontri tra i vari gruppi sono molto più forti. Poi c'è l'immigrazione interna, io cerco di andare un po' veloce perché qui potremmo parlarne per giornate, capite? Agli inizi del Novecento si andava dal nord verso il sud, soprattutto le grandi aree industriali a Chicago, Detroit. Oggi si va verso la Cintura del Sole, California, Florida, Texas. In California, beh, la città del Cina, che guarda l'attore Wagner, New York, Hollywood, vicino a Los Angeles. Persone anziane a trasferirsi in Florida, Miami, per via del clima, attratti dal clima mite, vabbè, California al surf, quindi è ovvio che sono zone in parte residenziali. Qui avete due pagine sulla Grande Mela, New York, che sarebbe New York, ovviamente qui avete un'immagine, il simbolo della Grande Mela, ci ho messo anche Kafka, che però non è mai stato a New York, vabbè. Nel 600 fu colonizzata dagli olandesi, che la chiamavano ovviamente Nuova Amsterdam, era abitata dagli indiani, quindi il nome Manhattan è un nome indiano, ma gli indiani non ci sono più, e il nome di un libro di Fenimore Cooper, L'ultimo dei Moicani, ci spiega il perché non ci sono più, perché tendenzialmente furono sterminati dagli europei. Quindi in Manhattan c'era un accampamento indiano, ma forse in qualche museo di antropologia si trova qualche resto, ma qui non è che si parla dei Sumeri, 6.000 avanti Cristo, no, si parla di indiani che fino al 1600 c'erano, quindi insomma. Ovviamente gli edifici più antichi sono la zona di Manhattan, l'Empire State Building o Flatiron, non ci fa piuttosto pena. Quindi per loro già un grattacielo della fine dell'Ottocento è una roba antichissima. Palazzo di Vetro Nuovo, Wall Street, la via del muro dove passavano i carri, dove sbarcavano, Broadway, che era la via Stone, proprio via Stort, perché appunto era anche quella via dei carri dove i carri degli immigranti, no? Quelli che poi andavano verso ovest e il far west. Mentre la Statua della Libertà fu donata dai francesi come simbolo d'amicizia, alta 93 metri, qui sono notizie. Nella toga regge una mano da fiacco, simbolo del fuoco eterno, e sul libro c'è scritto il 4 luglio 1776, perché ovviamente è il giorno dell'indipendenza americana, oggi 4 luglio è festa degli Stati Uniti, come noi abbiamo il 2 giugno, che è oggi, io lo faccio il video oggi anche se per domani. Ovviamente loro negli Stati Uniti il 2 giugno non è assolutamente niente, quindi loro, mentre noi il 4 luglio, sì, possiamo guardare un film con un americano, ma c'è anche il 9-11 Memorial per le vittime degli attacchi dell'11 settembre, le Torri Gemelle che appunto non esistono più, sono state costruite le due più grandi cascate artificiali degli Stati Uniti con i nomi delle quasi 3.000 vittime incise su placche di bronzo. Vabbè, poi il centro del parco di New York è Central Park, fu inaugurato nel 1856. Beh, la Grande Mela si chiama così perché nel 1909 lo scrittore Edward St. Martin paragonò lo stato di New York a un melo, con le radici della valle del Mississippi e il frutto a New York. Vabbè, una metafora ardita. Fu ripresa musicisti jazz nel corso degli anni 30, 40 e 900, quando i concerti si tenevano lontano da New York, dicevano suonare sui rami. Vabbè. Al contrario, quando avvenivano in città, dicevano suonare nella Grande Mela. Vabbè. Nel proibizionismo, quando gli artisti si esibivano a Manhattan, ricevevano come compenso una grossa mela rossa. Spero gli abbia dato di più, oltre una mela rossa, perché come compenso non mi sembra. Quindi Big Apple. Qui avete Kafka, che povero Kafka, in realtà ha scritto un romanzo che si chiama America, ma in realtà sì, in realtà sì, Kafka non c'è mai stato in America, e quindi quando il siciliano Cusman, mandato in America dai suoi poveri genitori, entrò nel porto di New York, sulla nave che ormai procedeva lenta, la Statua di Libertà, già osservato da un pezzo, gli apparve come una luce di sole divenuta di colpo intensa.
Quante altre si disse, poiché ad andarsene non pensava affatto, a poco fu sospinto fino al parapetto la moltitudine crescente dei facchini. Però qui non ci ha detto una cosa importante, perché Karl Grossman, in realtà Kafka usa l'America come un simbolo, in realtà molti ebrei erano andati in America, ma in realtà si capisce che Kafka non era mai stato in America perché Kafka al posto della fiaccola immagina una spada. In realtà la Statua della Libertà assomiglia all'angelo che sta alle porte del paradiso quando caccia Adamo ed Eva, perché poi Carl Rosman viene mandato negli Stati Uniti perché ha sedotto, mi sembra, una serva nella casa paterna, quindi c'è un peccato, quindi rimane una storia molto biblica. Quindi sì, citare Kafka per gli Stati Uniti, sì, però mi sembra proprio l'ultimo autore, no, perché io adoro Kafka, ma è ovvio che Kafka non l'ha mai vista negli Stati Uniti. All'inizio del nove, insomma, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, non è che a Praga gli avranno fatto tante storie per questa storia, la storia della fiaccola, della spada posta fiaccola. Comunque ci fermiamo qui, siamo arrivati a pagina 819 e penso di fermarci qui perché siamo già a 15-16 minuti abbondanti.